Circondate la casa. Tu, di là. Ma chi è a quest'ora? Vado a vedere. Polizia, aprite! 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 Che c'è? Polizia militare, perquisizione. Chi è? Vassili? Frugate dappertutto. Ma che succede? Ma che volete? Chi cercate? Dov'è Alessandro Panagullis? All'Ecos. Fa il militare vicino a Salonicco. Faceva il militare vicino a Salonicco. Ha disertato. Soddisfazione che come presidente della Confindustria e come armatore posso annunciare che il decollo dell'economia greca non è più una vana speranza, ma una meta concreta, il cui raggiungimento in tempi brevi è possibile per l'azione decisa e coraggiosa del governo. In un paese che vede la concordia di tutti i ceti sociali, l'unità delle forze produttive, delle forze armate e il contributo attivo e partecipe dei singoli, dal primo al più umile dei cittadini, il referendum per l'approvazione della nuova Costituzione, garante delle libertà civili, sarà il suggello della rinata nazione. Ed ora le più alte autorità militari dello Stato, le forze dell'economia e della finanza, vengono a rendere omaggio al primo ministro. Si notano il petroliere Pappas, appena tornato dagli Stati Uniti, dove ha conferito con Spiro Agnew, candidato alla vicepresidenza USA. Stavros Livanos, la cui flotta è aumentata di 10 nuove unità. Aristotele Onassis, le nozze di Onassis con la vedova Kennedy sono ormai date per certe. Stavros Niarchos, che ha appena concluso un importante accordo con il governo. Il capo delle forze armate, generale Angelis. L'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Hieronymus. L'armatore e banchiere Andreadis.